Sì, Almeni come incubatore, acceleratore che dà una possibilità, ma davvero, ai contadini, alla nostra strada dei vini dei sapori, ai grani antichi della Valmarecchia, agli artigiani del cibo, delle vacche bianche, della Via Emilia, a chi lavora con la terra di esprimersi. Guardate, io la dico così, è molto facile fermarsi alla prima apparenza, alla prima luce, però la città ha fatto un percorso, non è arrivata, ci sta attraversando il Covid, la stagione è stata durissima, a maggio avremmo messo la firma di arrivare a settembre così, ovviamente nel disastro, nei problemi, marzo, aprile, maggio, giugno zero, poi luglio ci siamo risollevati, agosto è andato bene, ci saranno dei dolori, però tutto questo, come ci hanno insegnato i nonni, i padri che hanno attraversato problemi, guerre, adesso ci deve servire per capire dove andare. Allora Rimini ha fatto un viaggio, noi 7, 8, 9 anni fa mi prendevano in giro hardware e software. Cosa vuol dire? Hardware sono le strade, sono le fogne, sono il teatro che non c'è. Il software che cos'è? Un'esperienza di cibo, di cultura. Dovevamo cambiare le strade, le fogne e anche le nostre esperienze che offriamo agli altri. Perché doveva venire uno qua? Per sulle esperienze bere il vino, il nero d'Avola che viene prodotto in centinaia di milioni di tonnellate a 0,30 centesimi? E perché i nostri contadini soffrivano e non c'era il Sangiovese? Qual è l'esperienza dei colli della nostra terra, il Sangiovese? Il nero d'Avola serve magari a qualcuno per fare una piccola speculazione. Cosa c'entra con Almeni? 7-8 anni fa, la dico molto semplice, io sono alla fine di un mandato che dovrà essere, per le cose che ha fatto, innovato ancora, protetto. Hardware e software vuol dire che sull'hardware avevamo merda in mare e sul software il nero d'Avola sui tavoli. Sull'hardware avevamo il parcheggio, la lama d'asfalto che opprimeva il castello e il teatro distrutto. Sul software oggi abbiamo una piazza che cambia, il castello ritrovato, il teatro ricostruito e l'esperienza è quella della musica di Cecilia Bartoli e di Gheorghe. Ecco cosa vuol dire hardware e software. Vuol dire che oggi non hai la merda in mare ma hai le fogne e magari oggi nei nostri alberghi, nei nostri ristoranti hai il Sangiovese della strada dei vini della Romagna, l'esperienza del nostro cibo. Almeni è riuscito in questi anni a fare un po', a mettere insieme le forze, a far capire che c'è bisogno di questa esperienza dei nostri contadini, dei grani antichi. È stato un tendone, un acceleratore dove ci si è scambiati esperienze. Ecco che cos'è la Rimini che guarda il futuro. Nell'innovazione abbiamo bisogno di terra e di sogno. Almeni è questo tendone che non è stato distrutto dal Covid, che è saltato a giugno e portiamo in centro a settembre e fa incontrare cultura e cultura. Apriamo un museo, PART, Palazzo dell'Arengo del Podestà, c'è l'arte con la comunità di San Patrignano che apre le porte e ospita un circo, quindi è un circo che ha i contadini, è la cultura, i contadini che incontrano la cultura. In Italia succede solo a Rimini.